In questo video ti parlo del settimo esercizio sulla gratitudine, tratto dal libro The Magic di Rhonda Byrne, La magica via d'uscita dalla negatività. Che si tratti di tensione in un rapporto interpersonale o di un problema finanziario, di mancanza di salute o problemi sul lavoro, la situazione negativa dipende sempre da una mancanza di gratitudine che dura da troppo tempo. Chi non è grato per quanto di buono gli accade, inavvertitamente sta dando tutto per scontato. E farlo è la causa principale della negatività, perché quando diamo per scontate le cose non stiamo mostrando gratitudine e quindi impediamo l'ingresso della magia nella nostra vita. Se ringrazi gli altri, la tua vita per magia si arricchirà. Le lamentele e il dare le cose per scontate bloccano l'arrivo di fatti positivi nella tua vita. Viceversa, è impossibile essere negativi se si è grati per ciò che si ha. Se stai attraversando un brutto momento, grazie alla riconoscenza, non ci vorrà molto per cancellarlo. Magicamente la situazione negativa sparirà. L'esercizio numero 7 è il seguente. Prova ad affrontare una situazione negativa che vorresti risolvere cominciando a cercare in essa 10 cose per le quali provi gratitudine. Nel redigere la lista, accertati di elencare ognuna delle 10 cose per le quali sei grato in questo modo. Sono così grato per... e concludi la frase indicando ciò per cui provi gratitudine. In fondo all'elenco scrivi: grazie, grazie, grazie per la risoluzione perfetta del problema. E poi prova a passare un'intera giornata senza dire nulla di negativo. Se ti è piaciuto questo video, ti consiglio di guardare anche questi.